subito il benvenuto a Michele Boldrin, economista e professore Washington University. Buon pomeriggio, grazie, anzi buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno, buon pomeriggio a voi, buongiorno a me. Sono ammirato dalla velocità con cui lei, tu, non so, legge le notizie con una perfezione del linguaggio. Io vorrei essere capace di farlo, ci vuole un certo stile, complimenti. Grazie, grazie, veramente raramente che ricevo complimenti per con la mia pronuncia in italiano, quindi fortemente apprezzato. Vabbè, c'è un po' di accento, ma quello anzi fa, come dire, fa, anch'io c'ho l'accento, io ce l'ho veneto, c'è un altro, ma è molto chiaro il linguaggio, la distinzione fra le parole, infatti quello che io non so fare. Grazie. In Valbero. Vabbè, andiamo ad altro, io non sono bravo a fare complimenti. Assolutamente sì, allora andiamo a vedere intanto cosa succede in Ucraina, in particolar modo ci sono un po' di aggiornamenti, ci sono chance di trovare un accordo con l'Occidente sull'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al presidente Vladimir Putin, invitando il presidente russo appunto a continuare i colloqui con l'Occidente. In quanto ministro degli esteri devo dire che c'è sempre una possibilità di risolvere i problemi che devono essere risolti, ha detto Lavrov appunto a Putin. Ricordiamo, anzi stiamo vedendo le dichiarazioni anche sull'ANSA, sulla Repubblica, e poi credo che proprio il ministro degli esteri italiano, e cioè Luigi Di Maio, domani dovrebbe andare a Kiev. Ora vorrei partire appunto con... sarà un contributo fondamentale. Questo lo vedremo in effetti domani, se avrà un contributo fondamentale o meno, però noi ci chiediamo qua, siccome per noi è estremamente importante, nel senso che siamo qua in Europa, ovviamente nel vecchio continente, un conflitto avrà ripercussioni importanti sotto più punti di vista, qual è la percezione negli Stati Uniti e soprattutto qual è la percezione dei cittadini per quanto concerne l'operato in termini di politica estera del presidente Biden? Oddio, beh, questo è un po' complesso, perché dipenderà da che cittadini lei parla, quindi le opinioni sono divergenti. C'è stato ovviamente in via maggioritaria, mentre tutti ritenevano che fosse tempo che gli Stati Uniti uscissero dalla guerra in Afghanistan, molto pochi hanno ritenuto adeguato la maniera in cui l'ha fatto. D'altra parte aveva cominciato a incasinare le cose Trump, quindi dipende un po' dalle cose. Sull'Ucraina le opinioni sono le più variegate. Direi che sì, le uscite di Biden sono un po' strane. Qui una ipotesi ovviamente dice che ha creato questo allarmismo molto forte sul piano mediatico nelle ultime settimane, perché siccome è una guerra anzitutto di faccia, specialmente di Putin verso i suoi sudditi, si tratta di mettere in chiaro il più possibile che è la Russia che sta minacciando di invadere e che i supposti pericoli di cui Putin parla non esistono, e comunque se esistessero, nel senso di un allargamento ostile della NATO verso est, sono rischi di anni a venire o quinquenni o addirittura decenni a venire. Oggi sul terreno l'unico rischio è Putin. Quindi c'è un'interpretazione benevola che sia una strategia mediatica, e devo dire quello che ho appena sentito, appunto lo dicevano anche qui nelle notizie la mattina, dell'uscita, i ministri degli esteri russi che lavorano sotto Putin non parlano a caso se non con autorizzazione del capo, quindi mi spiace, devo dire che i fatti ormai sono abbondanti, le anime belle che danno il credito alla buona fede su Putin, lasciamo che si crogiolino nella loro confusione. Putin è uno che gioca a scacchi, gioca o a poker, gioca estremamente bene, è estremamente bravo, cinico, freddo e preparato, e i suoi servi obbediscono a lui. Quindi se il ministro degli esteri russo ha detto quello che ho appena sentito ripetere, e lo ha detto da quando mi diceva prima Reuters, è perché è un gioco delle parti. Infatti qual è il problema? Il problema è che non si capisce bene quale sia l'obiettivo di Putin. C'è un possibile obiettivo concreto, non mi fermi perché altrimenti vado avanti 10 minuti. Un possibile obiettivo concreto è togliere l'accesso al Mar Nero all'Ucraina, nel qual caso vuole la guerra. Un altro invece è fare solo la voce grossa, creare un proprio status mondiale, anche e soprattutto per ragioni interne, per vedere di ricavare qualcosa da qualche altro piano economico. Questo non lo sappiamo. Se è vera la seconda ipotesi, quindi non vuole in realtà invadere, beh, allora è il caso di cominciare a fare il balletto diplomatico in cui
diciamo, beh, visto adesso ci stanno ascoltando, la nostra pressione, l'aver mostrato che siamo forti e potenti, mamma mia, togliete quelle freccette rosse che vanno tutti a Kiev, siamo forti, potenti e decisi, ha portato quei brutti cattivi degli occidentali e aggressivi che ci vogliono invadere, come fece Napoleone e Hitler, perché noi invece russi non abbiamo mai invaso nulla, immagini, a migliori, come si dice, più mansuete ragioni, adesso trattiamo e vediamo cosa ne esce. Noi non dobbiamo fare questo sforzo di invadere. Ecco, una cosa molto interessante a mio avviso è che innanzitutto non si capisce bene, almeno dall'estero, quale esattamente sia il ruolo degli Stati Uniti in questa vicenda e soprattutto ovviamente 130.000 soldati alla frontiera da più diverse parti, ovviamente gran parte alla frontiera con la Bielorussia, altri ovviamente vicinissimi proprio all'entrata dell'Ucraina, però non possono rimanere lì per sempre senza, diciamo, un'opzione, e soprattutto quale esattamente il ruolo degli Stati Uniti, perché è stata molto interessante la conferenza stampa di Biden insieme a Scholz. Scholz fra le altre cose adesso a Kiev, domani invece incontro con Putin, però Biden ha detto con tantissima sicurezza che Nord Stream 2 non andrà avanti se i russi dovessero, ecco, attaccare nel senso militare l'Ucraina. Scholz non è stato così convinto. Io ci tengo a sottolineare che un progetto di lungo termine, un progetto molto costoso, un progetto terminato che deve essere soltanto approvato dalla stessa Germania. Allora, il ruolo degli Stati Uniti è duplice. Gli Stati Uniti hanno e continuano a pensarsi come potenza globale, e quindi ovviamente di fronte a una minaccia così grossa su un paese, un conto è i russi che intervengono nella controversia, o guerra, continuano la controversia in Armenia, l'Azerbaijan prendendo le parti del regime che gli piace di più, un conto è l'Ucraina. Quindi intervengono per, come dire, una visione loro dei loro interessi strategici. No, nessuno voglia entrare in guerra, e Biden sarà l'ultimo che entra in guerra, questo diciamo anche un aspetto personale, quindi Biden se la sta giocando una carta pesante, deve anche fare lavoro di supplenza, come sappiamo in Europa se ne discute ampiamente, di una politica estera e militare europea che non esiste. La politica estera e militare europea non esiste, la questione estrema ovviamente è cruciale rispetto alla Russia, ma comunque non esiste in generale rispetto alla Turchia, rispetto alla Siria, rispetto a tutto il Nord Africa. Non esiste, non esiste una politica militare, e questo infastidisce da sempre gli americani. Come sappiamo, iniziò con Obama, ma insomma è evidente da almeno 30 anni che c'è una richiesta americana, che è anche una componente economica, che gli europei si dotino di armamenti, di eserciti, di una potenza militare unificata, di una politica estera e militare comune, molto più concreta e precisa di quella che c'è nel quadro dell'Alleanza Atlantica. Ovviamente non è che vi sia da parte americana un desiderio di un'Europa che va altrove, ma c'è un desiderio di un'Europa partner più sostanziale. Questo non c'è, e questo è uno dei fattori su cui Putin ovviamente da sempre gioca, un po' anche la Cina, come sappiamo con le iniziative della Via della Seta, ma Putin in maniera molto più sostanziale e fa punti, come si potrebbe dire. Quindi Biden in questo momento fa anche un lavoro di supplenza, l'incontro con il ministro tedesco è ovviamente un tentativo di torcergli un po' il braccio. Lì, come sappiamo, c'è tutto un pezzo di business tedesco che ha deciso, al seguito di Schröder che fece la scelta dopo il governo di unità nazionale 2002, cos'era, 2003 credo, no? Sì, quello che permise poi a Merkel di andare al potere, fece la scelta di fare cash-in con delle sue buone relazioni con l'Est, coinvolgendo lui e ambienti economici sostanziali tedeschi in quell'operazione. Quell'operazione ovviamente è cruciale che si blocchi nel caso che la Russia diventi ostile. Una maniera di vederla è che c'è un silver lining: il fatto che i tedeschi si siano così tanto impegnati, o meglio una parte della dirigenza tedesca sia così tanto impegnata in Stream 2, offre all'Occidente una forte leva, perché dice, beh, guarda, questa cosa su cui anche voi puntate, che per voi vale molto, salta, e salta completamente se fate i cattivi. Ho messo un po' di elementi insieme, spero di aver risposto. Ripeto, non avevo risposto prima alla questione dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica
non gradisce i russi, io credo giustamente l'opinione pubblica americana non si fida sulla base dei fatti di Putin. C'è stato un grande momento di simpatia per, chiamiamola, la rivoluzione russa da Gorbaciov in poi in questo paese. L'ho vissuta tutta, c'ero da quando è iniziato ed era palpabile. Con Putin direi che dopo una fase iniziale di credito sia a destra che a sinistra il credito è poco. La destra più libertaria, che so Cato e gli altri, ritengono che noi ci si debba tenere fuori in ogni caso perché è una questione regionale. A me non sembra una questione regionale, però qua andiamo un po' nei dettagli, non so se è il caso. Ecco, io vorrei introdurre invece un vecchio argomento, però purtroppo, forse no, molto molto attuale, cioè l'inflazione. Secondo Bloomberg Economic Shock Model, ovviamente questo è un modello soltanto, se il petrolio dovesse raggiungere i $100 per barile, non siamo lontani, perché il WTI a 93, il Brent a 94, e dunque mancano pochissimi dollari per il raggiungimento del target dei $100, rispetto ai $70 su cui era verso la fine del 2021, ci sarebbe mezzo punto percentuale di rialzo in termini di inflazione sia in Europa che negli Stati Uniti. Ora, ovvio che il comparto energetico è molto sensibile a queste tensioni geopolitiche, perché effettivamente la Russia è un protagonista, un contributor principale sia in termini di petrolio che di gas naturale, specie per l'Europa. C'è questa preoccupazione in termini di inflazione negli Stati Uniti, inflazione legata appunto a un conflitto militare in Europa? Direi che solo molto parzialmente, più che altro può esserci preoccupazione, perché un conflitto vero militare in Europa provocherebbe sconquassi ben oltre l'inflazione, no? Alle reazioni dei mercati finanziari, degli stock. In un caso di conflitto vero, poi dipende che estensione ha, sarebbero molto più seri che l'inflazione. Per quanto riguarda il prezzo dell'energia, ovviamente ci sarebbe un ulteriore rialzo, però qua occorre cercare di capirci. L'inflazione è una crescita costante del livello dei prezzi e generalizzato. Certamente se crescono in maniera costante e sistematica i prezzi dell'energia, per una certa percentuale, a seconda di qual è il contributo energetico, crescono anche gli altri prezzi. Però una variazione dei prezzi dovuta solo alla crisi dei prezzi di energia è, lo ricordo per l'ennesima volta da 50 anni, è una variazione dei prezzi relativi, ok? Aumenta il prezzo dell'energia rispetto agli altri prezzi, per svariate ragioni questo avviene con l'aumento di alcuni prezzi e non con la diminuzione di altri, perché un'altra maniera per rendere l'energia più costosa ovviamente è abbassare tutti gli altri prezzi, ma è un meccanismo molto più complicato e molto poco automatico sui mercati, mentre è molto più automatico che se c'è scarsità o paura di scarsità di prodotti energetici, chi li vende alzi i prezzi e chi li compri accetta di pagare più alti. Per quello avviene così. Questo genera ovviamente un meccanismo inflattivo, ma di per sé è un meccanismo inflattivo a scalino che poi rimane lì. Se la cosa si trasforma come si sta trasformando, e vediamo cosa succederà nei prossimi mesi, in un processo che dura per 6 mesi, 1 anno, 2 anni, o ben c'è un continuo aumento dei prezzi dell'energia, ma insomma continuiamo a girare attorno a 100, un livello che abbiamo raggiunto già svariate volte, quindi c'è un aumento del prezzo relativo, ma non è un continuo aumento, o ben c'è qualcosa altro di sotto. Di sotto a questo processo inflattivo non c'è l'energia. Ci sono le politiche fiscali oramai chiaramente folli, incluso la maniera in cui si sta attuando il PNRR in Europa. Io credo che se l'Europa avesse senso, ma non ce l'ha, farebbe marcia indietro, come perlomeno tirerebbe il freno sulla faraonica decisione di spesa presa per ragioni politiche di panico 2 anni fa. E ovviamente sulle folli politiche fiscali attuate negli Stati Uniti prima da Trump e poi con rincaro da Biden. E su una politica monetaria che si è adattata. E qui veniamo ai temi nostri soliti, sì. Tassi di interesse. Però vorrei sottolineare che questo voler legare l'inflazione alle variazioni dei prezzi dell'energia, senza che nessuno si offenda, è un errore. Ed è un errore concettuale serio per chi costruisce oggi, come negli anni 70, una specie di foglia di fico per invece gli operatori politici, sia di politica fiscale che monetaria, che sbagliano, e cioè che accomodano e nella scontro, nel conflitto, perché poi ovviamente se cresce il prezzo relativo di una cosa, c'è qualcuno che all'improvviso si porta via un pezzo più grande della torta.
Ora la torta certo varia, però non è che cresce così rapidissimamente del 25%, del 12% quando aumenta il prezzo del gas e del petrolio, no? Quindi c'è la sensazione che ti portano via un pezzettino della torta e tu te lo vuoi riprendere. Questo avviene con questa escalation di prezzi. Se tu crei tra folle politiche anti-Covid, che poi anti-Covid non sono state, e le politiche fiscali e monetarie, un ambiente che permetta l'aumento generalizzato dei prezzi, crea un ambiente inflattivo. Questo è il problema. La responsabilità è tua, non dei prezzi del petrolio. Ecco, però a prescindere di quale sia il motivo naturalmente per la situazione in cui ci troviamo oggi, sia in Europa che negli Stati Uniti, poi immagino negli States ancora più marcata l'inflazione al 7,5%, la CPI che non è chiaramente non è l'indicatore preferito della Fed, per carità, anche però l'inflazione core che rimane... Però l'indicatore a cui guardiamo quelli come me. Diciamo che comunque un indicatore che vale la pena osservare, specie il core al 6%, esclusi appunto diciamo i prezzi un po' più variabili come l'energia e i beni di prima necessità. Ma ecco, considerando che comunque siamo nella situazione in cui ci troviamo, probabilmente vicino di casa, perché il governatore di St. Louis, della Fed St. Louis, James Bullard, ha sostenuto, cioè un approccio molto aggressivo da parte della Fed, un rialzo di un punto percentuale entro luglio, il che significa due rialzi da 50 punti base da marzo a luglio, ovviamente, perché ce ne sono due riunioni, non di più. Ecco, un approccio troppo aggressivo o meno, perché comunque uno dei compiti della Fed è mantenere, ecco, la stabilità dei prezzi, che al momento non mi sembra che ci sia. E almeno, allora, una cosa è certa, i market participants, cioè le persone investite sul mercato, non ci credono più a qualsiasi spiegazione legata alla transitorietà. Ah, questo lo capisco, sì, Jim è una conoscenza molto precisa, e Jim dovrebbe parlare un po' meno, ma ormai si è divertito. La trasformazione di Jim da tranquillo ricercatore, che abbiamo costruito il Research Department in... market mover around the world ha impressionato un po' tutti, lui si diverte e quando gli diciamo parla un po' meno, gli dice, ma why not? Vabbè. No, io per esempio non sono dell'opinione che la Fed debba aumentare drasticamente i tassi perché indica panico, e sono anche della profonda opinione che mentre è vero che la Fed poi alla fine non ha poi così tanti strumenti come invece falsamente e fantasiosamente si è detto in questi anni, che la Fed può tutto, la Fed può inventarsi di tutto, la Fed, le banche centrali sono come Maga Magò, non sono come Maga Magò. E quindi, siccome hanno un martello, ogni problema è un chiodo, perché solo il martello hanno. Quindi, l'aumento dei tassi non so quanto farà all'inflazione. Vede, c'è una maniera Volcker di bloccare l'inflazione. Volcker l'ha fatta perché erano 8 anni che si cercava di spiegare ai politici che era il caso di fare qualcos'altro al tempo e non lo facevano, quindi ricorse alla bomba nucleare, aumenti drastici, fortissimi, rapidi, improvvisi di tassi di interesse che, siccome massacrano il conto economico delle aziende, ne chiudono un tot, massacrano il conto economico di chi ha preso prestiti a breve, fanno danni e quindi calmano l'inflazione, danno una forte lezione così, in maniera sanguinolenta. Io spero che francamente non sia necessario, ovviamente perché non sia necessario, la Fed deve riuscire a convincere da un lato i mercati che la sua intenzione di ridurre l'espansione di liquidità è seria, e soprattutto deve convincere gli agenti politici che occorre ridurre sia le restrizioni all'attività economica sia il trasferimento di risorse, di potere d'acquisto alle imprese e alle famiglie, che sta alimentando questa forte domanda inflazionistica interna negli Stati Uniti. C'è poco da fare, ci sono tonnellate di excess saving e di liquidità aggiuntiva ottenuta soprattutto senza lavorare, con i famosi extra o super unemployment checks che sono arrivati, che stanno alimentando la domanda di beni. O si pone fine a questo senza particolare spargimento di sangue, ma si pone fine, o il rischio c'è. A quel punto, sì, se la Fed segue il consiglio di Jim, secondo me vedremo
dei panici in alcuni mercati. Oh, chiaro, è una maniera di fermare l'inflazione, sì, però mi sembra una maniera eccessiva, purtroppo dovuta al fatto, e su questo avete ragione, che per un anno intero, cioè tutto il 21, loro hanno fatto finta di niente, nonostante gli si dicesse occorre spiegare al presidente Biden che deve calmarsi con le spese. Assolutamente sì, in effetti è chiaro che la situazione in cui ci troviamo è anche un po' a causa delle politiche fiscali a cui abbiamo assistito, in particolar modo negli Stati Uniti, perché comunque sono molto più, diciamo, generose rispetto anche allo stesso PNRR, che per carità ancora non è pienamente messo in moto la assolutamente liquidità. Vero, assolutamente vero, infatti essendo più generosi si vede l'effetto, il tasso di inflazione qua realizzato è ben più alto che in Europa, no? Sì, per il momento, anche se in Europa continua comunque a crescere, sembra che il picco effettivamente non sia stato ancora raggiunto, quindi siamo pronti per qualsiasi tipo di sorprese. Ecco, ultimissima domanda, bisogna però, diciamo, reagire in maniera urgente, il che vuol dire alla prossima riunione, quella di marzo, perché il problema, poi a prescindere di chi l'abbia creato, il problema, tra virgolette, deve essere risolto. Sì, il problema deve essere risolto, ma io insisto nel dire che ho fatto la metafora della famosa battuta quando l'unica cosa che hai è un martello, ogni problema è un chiodo. L'unica cosa che hanno è il tasso di interesse, i movimenti di tasso di interesse, perché hanno anche deciso, per acquiescenza in questi anni e per nomini in arrivo, di tacere sulla relazione fra politiche monetarie e politiche fiscali. Se parlassero sulla relazione fra politiche monetarie e fiscali avrebbero un altro strumento di pressione sia politica che di messaggio ai mercati. Dovranno agire, io eviterei di dare sensazioni di panico, dopodiché io non sono sui mercati, può anche essere che vi sia una fetta di operatori che ritiene utile in questo momento un messaggio molto forte, che non lo prenderebbe come una reazione tardiva di panico, ma lo prenderebbe come un segnale di siamo molto decisi a portare sotto controllo i tassi di crescita e i prezzi, e che un aumento di 100 punti base subito non provocherebbe, da quanto capisco, da quanto mi dicono quelli che fanno i loro calcolini sui prezzi, il mercato ha apprezzato 50 punti. Quindi lei capisce che se questa stima è corretta, a 100 punti fa uno shock. Se invece il mercato nei prossimi giorni, non mi sembra lo stia facendo oggi, prezza a 100 punti, a quel punto 100 punti devi fare. Qui c'è anche un problema antico, è molto studiato in questi ultimi 20 anni, della relazione fra le aspettative che si creano su ciò che l'autorità monetaria fa e ciò che poi l'autorità monetaria fa, e quindi sulla necessità di comunicare chiaramente che cosa avviene. Può anche essere che le uscite di Jim Bullard sul tema siano un tentativo concordato di comunicare, non è impossibile che facciamo 100 punti. Questo però, francamente, non glielo so dire, e se glielo potesse dire non glielo direi. Grazie, allora per la prossima volta rimane invece l'argomento super bonus, che sembra a quanto pare un altro contributor sull'inflazione in Italia in particolar modo. Assolutamente, io super bonus ho detto peste e corna dal giorno 1. No, lo so, infatti in tempi non sospetti, fra le altre cose ci sarebbe piaciuto. No, sei stato il primo fra quelli che... tra i più critici del super bonus, che si è rivelato poi successivamente la truffa più importante d'Italia, almeno per il momento, non secondo le mie parole ovviamente, io sono nessuno, secondo le parole di Daniele Franco, il ministro dell'economia. Poi Giorgetti ha parlato in un'intervista del Corriere. Quando è che l'ha detto Daniele? Franco. Ma quando è che ha detto questa cosa? Lo ha detto alla conferenza stampa con Draghi settimana scorsa, quando appunto hanno presentato la nuova riforma della giustizia, che effettivamente è stata effettuata. C'è qualche gap, ovviamente qualche insoddisfazione, però è già difficile mettere la maggioranza d'accordo su tanti temi, e lui lo ha detto francamente, senza giri di parole, che si tratta della truffa diciamo più importante dell'Italia per il momento, perché ammonta per il momento a 4,5 miliardi, ma questa è solo, diciamo, una somma per il momento. Si tratta effettivamente
effettivamente di un numero molto più importante che per il momento non è stato appunto calcolato. Dunque si vedrà e spero che avremo modo di approfondire anche questo argomento, perché invece Giorgetti ha detto che si tratta di un contributor dell'inflazione in Italia, nello specifico il settore. Non ha capito un cavolo come al solito, ma non è niente di sorprendente. E avremo modo, spero, di approfondire insieme. Grazie mille nel frattempo, buon lavoro e buon proseguimento. Michele Boldrini, economista, professore Washington University, alla prossima. Grazie, grazie alla pazienza, arrivederci.